ogni linea guida per il trattamento di diversi disturbi mentali, ma fondamentalmente i disturbi dell'umore, la depressione, la mania, riconosce il ruolo importante dell'elettroshock. Ora, l'elettroshock ha questo termine orribile, purtroppo certo. Lo scopritore commise questo grande errore di chiamarlo elettroshock, perché è una terapia elettroconvulsiva o elettrostimolante. L'elettricità serve solo a produrre una crisi convulsiva che oggi è contenuta dall'anestesia e dalla condizione di rilassamento muscolare del paziente. Ciò che professore ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo. Sì, grandi riconoscimenti. E a questo proposito desidererei che si sappia che un'invenzione non è fatta da una sola persona. L'invenzione deriva da una catena di scoperte che poi concludono in questa invenzione. Ora, in questa catena ci sono tante altre persone che dovrebbero avere altrettanti riconoscimenti. Il più importante è quello di Meduna, professore di psichiatria di Chicago, il quale per il primo ha dimostrato che la convulsione epilettica non è, come si credeva una volta, semplicemente un male, una reazione morbosa, ma che può essere un bene, e l'ha dimostrato lui. Se Meduna non avesse fatto questa dimostrazione, io non avrei mai fatto l'elettroshock, perché non mi sarei mai sognato di fare la convulsione elettrica, di cui già mi occupavo da parecchi anni, di farla come terapia nell'uomo. A studiare le alterazioni del cervello nella epilessia spontanea e ci tenevo a provocare negli animali questi attacchi senza mediatori chimici, senza stimoli di altro genere, in modo da toccare il meno possibile il cervello, e avevo adottato la corrente elettrica. Ci sono voluti molte prove per poter ottenere la sicurezza di provocare l'attacco senza danno nei cani
e poter essere sicuri di poter ripetere più volte questi attacchi, mantenendo sempre in vita. Quando il professor Vanni di Roma, un buon parassitologo, mi disse: sai, al macello ammazzano i maiali con l'elettricità. Ah, questo mi interessò moltissimo. Corsi al macello e vidi che pigliavano i maiali con una grande pinza in cui passava la corrente elettrica per la testa. Il maiale cadeva a terra senza coscienza, non moriva. I macellai la afferravano, un colpo di coltello e ammazzavano. Dunque non è che ammazzassero i maiali con l'elettricità, loro stordivano il maiale. Incomprensibile, non si poteva capire assolutamente quello che dice, che non abbiamo saputo né chi era, né cosa faceva, né cosa voleva, ma il comportamento era chiaramente schizofrenico. E ho scelto questo ammalato, l'abbiamo messo sul tavolo e là, col mio assistente Bini, il quale, bisogna dirlo subito, ha grande merito, perché essendo un conoscendo a fondo dell'elettrotecnica, aveva perfezionato i miei primitivi apparecchi per trasmettere la corrente. E io con Bini e intorno a tutti gli assistenti più o meno emozionati abbiamo applicato la cuffia a questo ammalato e abbiamo dato delle dosi molto basse e abbiamo fatto passare la corrente. La prima volta che abbiamo osato, è stato un atto di audacia, però confortata dalla lunga esperienza, ma ha dato un sobbalzo e poi si è messo a sedere sul letto cantando. Non avevamo ottenuto quello che volevamo, ossia l'attacco epilettico. Tanti volte, tanti ampere, tanto tempo e facciamo un'altra volta. Così fu fatto. Applicato la cuffia e abbiamo avuto un completo attacco epilettico. L'individuo cioè ha perso la coscienza, è cascato giù, ha cominciato ad avere la prima fase tonica e poi la fase di... Durante questo svolgimento dell'attacco eravamo tutti naturalmente, quella volta veramente tutti quanti seriamente emozionati, fin tanto che, come accade nell'attacco epilettico, il malato ha cominciato a tirare il primo grande respiro e poi piano piano si è rimesso e si è svegliato. Che cosa vi è successo? Domandò il malato. Niente, disse. Forse ho dormito. In italiano, perso il gergo, passato il gergo fin dalla prima applicazione. E così fu il primo attacco, questo fu il primo elettroshock, io chiamai elettroshock. E abbiamo scoperto che non tanto nella schizofrenia, ma specialmente nella grave malattia che affligge tanta gente, la melancolia, mania, che affligge e porta al suicidio tante persone, è un metodo efficacissimo. Mentre prima i malati stavano melancolici, tristi, abbattuti, sconfortati, per un anno, due anni, tre anni, in 15 giorni questi erano perfettamente guariti.
esistono dei malati nei quali lo shock è assolutamente necessario, addirittura in alcune situazioni può salvaguardare la vita del malato, situazioni nelle quali non possiamo usare i farmaci, per esempio, situazioni nelle quali è necessario, assolutamente necessario, un intervento rapido ed efficace. Per cui chiaramente in queste situazioni è dovere di un medico usare lo shock. Per quali malattie viene praticato? Forme depressive gravi, nelle quali c'è soprattutto un rischio di suicidio, dove non possiamo per esempio usare i farmaci e dove comunque c'è necessità di un intervento rapido.